Quest'anno il Napoli fa faville e i tifosi si aspettano il meglio dalla loro squadra. In questi giorni però è spuntata una notizia che mette in ombra l'organizzazione dello Stadio San Paolo. Stando a quanto dimostrato da un video pubblicato online dal consigliere regionale dei Verdi, alcuni ispettori addetti alla sicurezza dello stadio, smontando dei seggiolini, hanno portato alla luce moltissimi liquori al caffè nascosti dai rivenditori ambulanti. I liquori sono vietati per legge, ma non è tanto la presenza delle bottigliette a preoccupare le autorità. Il consigliere infatti ha dichiarato: dal filmato si vedono solo i liquori al caffè che si vendono alle partite, anche se gli alcolici non dovrebbero entrare negli stadi. Tuttavia lì sotto potrebbero nascondere anche droga, armi o altre cose che non dovrebbero entrare in uno stadio perché potrebbero essere usate per far male a qualcuno o per fare un attentato. Bisogna rafforzare i controlli per l'accesso allo stadio, dice ancora il consigliere, non solo nei giorni delle partite ma anche nel resto della settimana, per evitare che persone non autorizzate e magari malintenzionate possano entrare e fare quel che vogliono.